dopo 2 mesi di lockdown finalmente si esce e si riscopre la bellezza del parco e la riscoperta delle due ruote. Sì, una cosa importante, perché penso che le due ruote saranno il futuro, perché arrivare al parco in bicicletta è l'inizio per cominciare a pensare di andare a lavorare in bicicletta, come mezzo nuovo, antico ma diverso e moderno, che può essere utilizzato da tutti. Il parco ha aspettato tutti, era fiorente, profumato e in attesa di tutti. Io voglio vedere domani che piove, spero veniate lo stesso al parco, perché il parco è bello anche quando piove. Non costa niente venire al parco con la pioggia, basta prendere un sacco dell'immondizia al contrario di quelli neri, ce lo si mette addosso, si sta all'asciutto e si gode la bellezza della pioggia nel parco e nella natura. Il parco non è solo sole, il parco è tutto, è estate, è inverno, è primavera, autunno, bisogna imparare a goderlo in tutte le fasi e in tutti i momenti. Le entrate sono tutte aperte, qui a Ponteverde ovviamente è il punto diciamo di maggiore affluenza, abbiamo deciso di contare le persone che entrano, penso che dalla prossima settimana saremo in grado di farlo, anche se con strumenti diciamo rudimentali che i nostri dipendenti e alcuni amici insomma hanno cercato di elaborare, perché sapere quante persone vengono al parco in una domenica, in un sabato, in un lunedì è importante anche per noi, per organizzarci al meglio, per poter ospitare tutti. Ci tengo a dire che il parco è aperto 365 giorni all'anno, non costa nulla, è un servizio che viene reso alla comunità. Dentro il parco ci sono persone che lavorano, a cui va ovviamente il mio ringraziamento, perché i dipendenti del parco si sono dati da fare in questo periodo per tenerlo diciamo in ordine, e chiedo a tutti di tenerlo in ordine, di non gettare via la carta, di tenerlo pulito come se fosse casa propria. Da rispettare ci sono le distanze, le regole sono sempre, per essere rispettate le regole devono essere poche e precise. Qui ci sono solo due regole: primo, tenere la distanza; secondo, portarsi dietro la mascherina nell'ipotesi in cui si incontri qualcuno con il quale non si può fare a meno di scambiare due parole, e ci potrebbe essere la possibilità di non rispettare la distanza, e allora la mascherina può essere un modo preventivo per evitare il contatto. Ma le regole sono solo due: rispettare le distanze e portarsi a tenere a portata di mano la mascherina.